A giorni arriverà l'ok del ministro per la nuova rete ospedaliera dell'Abruzzo. Sì, finalmente la nostra regione avrà la reingegnerizzazione della rete ospedaliera che noi abbiamo presentato qualche anno fa. Questo tempo è dovuto, questo tempo è stato necessario proprio per avere un'interlocuzione valida e fattiva affinché potessimo rimanere in una, avere meglio ancora un'assistenza sanitaria sia di prossimità ma soprattutto anche in una rete hub spoc per dare un'assistenza a tutti i nostri cittadini, in quanto il DM70 aveva degli indicatori, dei criteri molto rigidi che era impossibile applicare per la nostra regione. Attraverso questa interlocuzione, ripeto, siamo riusciti a ottenere quelli che erano i nostri obiettivi. Qual è lo stato di salute della sanità abruzzese? Guardi, lo stato della salute della sanità abruzzese è in un, io lo definisco, abbiamo presentato sempre ogni anno un equilibrio di bilancio, nonostante i costi Covid, costi che si aggirano a più di 300 milioni e noi sappiamo che i rimborsi da parte del Ministero sono stati massimo di 120 milioni, quindi abbiamo dovuto investire molto per la cura e l'assistenza dei pazienti Covid. Abbiamo avuto più di 650.000 pazienti Covid. Oggi attraverso i fondi del PNR andremo avanti attraverso un investimento sia della tecnologia come sta avvenendo e soprattutto anche del personale. Il direttore dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, verrà riconfermato? C'è un bando in atto, quindi saranno esaminate le domande e le istanze. Io esprimo soddisfazione per il lavoro che ha svolto.